Bello a tutti ragazzi, Gamant, noi siamo qui con un nuovo video. Oggi per la primissima volta su questo canale siamo qui su Black Ops 1. Incredibilmente sì, perché nei giorni scorsi ho preso la PlayStation 3 e ora per ora ho Black Ops 1 che me l'ha prestato un amico. Nei prossimi giorni avrò anche Black Ops 2. Però questo qua non è un gameplay, ma è tipo un videoblog, ovviamente con un gameplay in live. E diciamo che, so dire, non vi ho voluto fare un vlog normale perché mi noio. Poi, insomma, io sono uno che preferisce un vlog col gameplay di sottofondo, tipo commentary, no? Anche se lo sto facendo in live. Allora, in questo video vi volevo dire che il 17 sono andato, quello non muore, si va a 3 tac perché ovviamente l'host è una merda. E sono andato al concerto di al Parco Gondar di Gallipoli di Jamie Tights, Madman, Nitro, Lazza e Izzy, praticamente. E vi devo dire che è stata veramente un'esperienza bellissima. È stato bello vederli per la prima volta in live, visto che io Jamie Tights, Madman, quelli che vi ho linkati prima non li ho mai visti dal vivo. Infatti per me, ripeto, è stata veramente una bellissima esperienza. Lasciate stare, vabbè, mo, a parte tutto, lasciate perdere come andrà la partita perché non sono bravissimo su questo gioco. Poi, essendo che ci sto giocando da poco, non è, ripeto, non sono forte. Quindi badate più a quello che vi dico che al gameplay. Quindi sto dicendo, è stata veramente un'esperienza bellissima. E mi sono gasato un botto quando hanno cantato in live, anche perché sono tutte canzoni che, diciamo, sono molte, cioè sono canzoni feels per me, perché hanno cantato anche vecchie, questo mi ha shottato male, vecchi pezzi. Quindi è stato veramente bello. E posso dire che nonostante il posto lì era piccolo, c'era veramente tantissima gente. Aspe, non vi ho detto che sono andato insieme a Frino alla mesetta, forse ho detto, non mi ricordo, però ve lo ridico. Sono andato insieme, questo mi ha visto prima per forza. Sono andato insieme a Frino alla 97 e Gianni, un nostro amico, che lo saluto anche. Ciao Gianni. E porca merda! Ma non muoiono! E niente, ovviamente ci ha accompagnato il... Madonna, non la so proprio sta mappa, raga, la prima volta che la gioco. E ci ha accompagnati uno dei parenti del nostro caro Free. Se no, se non c'era lui, tipo, non ci saremmo mai andati al concerto. Però, dettagli... E quindi diciamo che è stato molto bello come concerto. Magari durante l'editing vi lascio qualche pezzo del live, visto che ho registrato un po' di canzoni. Infatti vi posso solo dire che quelli che hanno spaccato di più sono stati Jamie Tights e Madman, perché veramente tanta roba, raga, Jamie Tights e Madman. Rispetto agli altri hanno suonato anche un'ora in più, quindi GG per loro, e ce li siamo potuti godere al meglio. Infatti là al concerto molti dei... Madonna che smirata! Molti di quelli che... degli spettatori, di quelli che stavano guardando, abbiamo sempre chiesto canzoni. Diciamo che inizialmente suonavano canzoni a piacimento loro, poi verso la fine gli dicevamo noi le canzoni da fare e le facevano, giustamente. Penso che sia la stessa cosa a tutti i live, però essendo la prima volta che andavo a un live di certa importanza, quindi non sono esperto e neanche pratico. Quindi io vi dico queste cose, magari voi le sapete già, e io vi dico niente, che sono morto.
Vi dico sti cazzi, che cazzo ci posso fare? Non ho registrato tutto il concerto perché ovviamente il telefono aveva. Non era carichissimo, infatti tipo sono tornato a casa col telefono che ce l'avevo all'1%. Cazzo cazzo, quando devo registrare mi è uscita la lobby della Madonna, tipo i tryharder potenti, però dettagli. Là ce n'è uno. Perché ho fatto sta cosa, non lo so. Sono usciti veramente i tryharder potenti, granata. Madonna, non mi piace proprio questa arma. Sto vedendo l'ora di sbloccare altre, perché mi sono rotto i coglioni di giocare con sta merda. Voglio sbloccare il Galil, la K47 o la Kino. Quelle sono armi, porca puttana. Poi essendo un amante degli SMG, e su sto gioco, non essendoci il calcio regolabile, è veramente un bel dito nel culo. Quindi così. E vi stavo dicendo, praticamente non ho registrato lei perché la batteria purtroppo dopo un po' mi ha abbandonato. Quindi non vi riuscirò a mettere tutte le canzoni che hanno fatto, ma solo ovviamente quelle che ho registrato, anche perché le altre ce le ha un mio amico, però farmele mandare è veramente un gran casino perché sono 600 mega di file sicuramente, perché ho a qualità massima le ha registrate, quindi insomma va, non è roba da poco. Mori, grazie. E se ci concentriamo un attimo. Che moriamo, 7-12, il mio primo negativo, eh. Non ho mai fatto negativo su sto gioco, quando registro faccio negativo. Vabbè dai, mo aspettiamo la prossima partita e vi finisco il discorso. Ok ragazzi, siamo qui nella seconda e ultima partita di questo video, così vi finisco anche il discorso che stavo facendo. Ah, mi raccomando, se volete giocare con me a Black Ops 1 su PS3 aggiungetemi, il nickname è lo stesso della PS4, mi raccomando. Anche se di solito penso che non farò tanti gruppi, alla fine giocherò solo con Free 97 quando prenderò Black Ops 2. Quindi non sarò uno che farà sempre gruppo. Ho messo l'MP5 col silenziatore così magari mi riesco a muovere meglio rispetto all'Anfield, praticamente ti blocchi sul terreno praticamente. Anche se l'MP5 sinceramente c'ha un pochino di rinculo. L'impressione. Un altro. E non rompete i coglioni, porca puttana. A posto. Anche se non li puoi shottare da lontano, però è buona per rushare. Ok, ciao bello. A posto. Già mi sto trovando meglio. Un pochino meglio. E insomma, mi stavo dicendo. Purtroppo non ho tutti i file di tutte le canzoni. Perché, ripeto, non le ho registrate tutte. Quindi vi metterò quelle che ho registrato. Però sono anche bei pezzi. Tipo, hanno fatto Pistorius. Hanno fatto Detto Fatto. Hanno fatto un inedito. Che quello non so se ve lo posso mettere. Perché secondo me, tipo, mi strikerano il video a merda. Al massimo ve lo metto in non elencato. E poi ve lo guardate. Poi. Vediamo un attimo perché raga, non mi posso rischiare. Agappino, 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 agappino con doppio caricatore. Buonissimo. Cioè, non mi voglio rischiare di farmi strikerare male il video. Anche perché non sarebbe una cosa bella. Se lo volete, quelli vedere i miei video di Jimmy Tights e Medi che hanno fatto al concerto, me lo dite e ve lo metto in non elencato. Magari raggiungiamo un tot di mi piace e lo faccio. Ecco. Claymore! Vabbè, comunque, quello che vi dovevo dire, ve l'ho detto tutto. Ripeto, il concerto è stato bellissimo, veramente, è stata una cosa troppo bella. Adesso mi concentro un attimo sulla partita, perché magari non vorrei fare una partita di merda, visto che non c'ho voglia di giocare male. E mo mi concentro. Quella, veramente, raga, la cosa che mi dispiace è che non c'è il calcio regolabile su Black Ops 1, tipo. Io con sugli assalti gioco sempre col calcio regolabile, perché sennò faccio cagare. Oh, elicottero alleato. Buono come fanno. Ok, però il gioco di prestigio è tipo la vita, la fottuta vita. Consigliatemi qualche classe se volete, per Black Ops 1. Non mi dispiacerebbe mica, il vostro consiglio. Doppie. Madonna, quando prendo quest'arma faccio le stragi. Vabbè che se è un fucile d'assalto tipo shotti male. Quindi, sembra più che ovvio come cosa. Nah, vieni da assordente. Poi raga, mo nei prossimi giorni se prendo il BO2. Facciamo anche i video insieme a Free97, visto che l'ultimo video, quello là che ho registrato alle 4 di mattina a casa sua, vi è piaciuto molto. Quindi è d'obbligo farne un altro, sempre in sua compagnia, anche perché scazziamo molto, quindi vi divertite di più voi. Oddio, se devo fare un giro largo perché sennò poi tipo mi incula una bestia. Madonna, sembro Velox quando commento le partite, veramente, guarda. Velox può accompagnare solo, ma solo su cose commenti, eh. Poi di mani non sono nessuno, quindi. Allaghi. Porca. Ok, l'ho trovato e c'è morto. Ok. Guarda, me li fottono tutti ogni volta. Carne.
Via, 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 via. Mi ha attaccato la Sentex. Figlio della me... Vabbè, sto a 7 di fila, me lo so. Lancio l'elicottero. Mi prendo gli approvvigionamenti. Mo me li lancio qua belli. E sto a posto. Va a cagare. A meno che mi facesse qualche kill quel merda. E io, regà, ogni volta che prendo gli approvvigionamenti io trovo le munizioni o il contrattacco. Sempre. Sempre. Ah, aereo, un UAV non mi dispiace. Dai, elicotterino, fammi qualche kill. Non è bello. Troppo bello sto gioco, raga. Veramente troppo bello. Anche se io c'ho più le mani su Black Ops. Che cazzo che mi ha fatto? 12-4, è buono, dai. Meglio di niente. La partita l'abbiamo vinta, per fortuna. Io quello che vi dovevo dire ve l'ho detto in tutte e due le partite, quindi sto a posto. Anche se la prima ho fatto cagare, questa qua già ho giocato un pochino meglio. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, raggiungiamo i 50-60 piaci, quanti ne volete voi. Se volete giocare con me, aggiungetemi. Anche se di solito non faccio gruppo, poi aggiungetemi lo stesso. Adesso è quitto dalla lobby, in caso parte. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate i canali di tutti i miei amici, quindi mi raccomando, passateci. E niente, una cosa che vi ho detto all'inizio, prima di questo video, tipo la intro con il sottofondo di... Cioè, come sottofondo c'ho Veleno 3 di Jamie Dykes, perché, porca merda, ci sta un botto. E niente, dai, e noi ci vediamo al prossimo video.